Installi sistemi di videosorveglianza? Ecco tre software che non possono assolutamente mancare nel tuo PC portatile. Ciao, io sono Federico, aiuto progettisti, aziende e installatori a realizzare sistemi di sicurezza senza preoccupazioni, vendendo loro prodotti ed insegnando loro ad essere indipendenti in ogni fase dell'installazione. Oggi il PC portatile rappresenta a tutti gli effetti un attrezzo della tua valigia, al pari delle forbici e al pari del cacciavite. Dalla domotica all'antifurto, dal semplice access point all'interruttore intelligente, 9 apparati su 10 che andrai a installare a casa dei tuoi clienti necessitano di una programmazione, magari anche semplicissima, tramite PC. Oggi ti presento tre programmi che davvero non dovrebbero mancare sul tuo PC portatile se installi sistemi di videosorveglianza. Software numero 1, OnViv Device Manager. Ho anche realizzato una guida che trovi nel mio canale. Questo semplicissimo programma che è free ti permette di interagire con la maggior parte delle telecamere e dei registratori che trovi in commercio. Ed è un programma utilissimo perché tramite il protocollo OnViv ti permette di ricavare la stringa RTSP, se non ne sei in possesso, ti permette di entrare nel menu di configurazione e di fare un sacco di setup utilissimi. Per cui ti consiglio di averlo sempre. Del resto è gratuito e lo puoi scaricare da diversi siti che sono assolutamente facili da reperire con Google. OnViv Device Manager, vedrai, è semplicissimo da usare, l'unica condizione è possedere user e password delle telecamere che vuoi andare a configurare. Software numero 2, FrameAke Video Converter. Questo tipo di programma è in grado di trasformare qualsiasi file video in qualsiasi altro formato. E tu dirai, che cosa me ne faccio io che installo sistemi di videosorveglianza? È utilissimo perché permette anche di accettare come input i file H264 e H265 della maggior parte degli NVR e DVR. Con questo tipo di software, in maniera totalmente gratuita, potrai trasformare un H264 in un file AVI qualora tu non sia in possesso del software di conversione che normalmente viene dato a corredo di ogni DVR o NVR. Nella versione free, tutti i video di output avranno un watermark col logo del software all'inizio e alla fine. Se vuoi eliminare questo tipo di logo, devi pagare la licenza che, per dirti la verità, costa un'inezia. Che funzioni sempre, non te lo posso garantire, ma posso dirti che molte volte l'ho utilizzato con successo nella trasformazione di H264 in file AVI. Software numero 3, Fing. Fing nasce come app e ti consiglio di scaricare anche quella sia per iOS che per Android, ma poi hanno sviluppato anche una piattaforma software disponibile tra l'altro anche per macOS. Fing è un vero e proprio coltellino svizzero delle reti IP. Ti permette di scansionare la rete per sapere che dispositivi sono connessi, ti permette di fare il ping, il traceroute, ti permette una serie di funzioni per realizzare le quali dovresti avere un po' di confidenza col prompt dei comandi, invece in questo modo li trovi in un'interfaccia grafica. Ha anche un utilissimo scanner delle wifi che ti permetterà di settare meglio i canali degli access point che magari stai andando a installare. Per cui Fing è veramente, come dicevo prima, un coltellino svizzero. Sei costretto per utilizzare Fing sul computer a creare un account, ma non dovrai sostenere nessuna spesa. Anzi, la versione premium ti dà accesso a delle funzioni la cui utilità sinceramente ancora devo capirla. Con la versione free vedrai che sarai più che soddisfatto nelle esigenze quotidiane di installatore di sistemi di videosorveglianza. Avere i software sempre funzionanti e sempre aggiornati sul tuo PC ti permetterà di essere più veloce, più rapido e più efficiente nell'installazione dei tuoi impianti e nella risoluzione dei problemi che eventualmente incontrerai. Vuoi saperne di più? Vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le novità tecniche, normative e commerciali del tuo settore? Registrati subito con la tua miglior mail su www.altatensione.net ed accedi immediatamente ad una serie di bonus, fra cui l'accesso al nostro gruppo Facebook riservato e alle nostre dirette. Ciao e al prossimo video!